Pronto, pronto, pronto? Prova microfono, prova microfono. Il suono che state ascoltando proviene da questo microfono. Questo microfono vintage l'ho costruito utilizzando le parti di un vecchio faretto alogeno di quelli da negozio. Faretto da 60 watt, inutilizzabile, e altre parti recuperate qua e là, per lo più di legno. Addirittura anche da un vecchio paio di jeans. La parte interna dell'elettronica in origine doveva essere recuperata da quello che mi rimane di un magnetofono Castelli 180 del 1985. Poi dopo, in corso d'opera, ho cambiato idea. Andiamo a vedere. Vorrei fare con questo tappo qua un microfono vintage, sfruttando poi questi due spazi, eventualmente questo per far uscire il filo, vediamo. Per la parte centrale ho pensato di fare, sempre tramite l'uso delle seghe a tazza, usare le seghe a tazza, fare un disco di legno o più, anzi più dischi di legno, di cui uno interno che servirà come supporto del microfono col buco al centro e questo piantato dentro. Poi uno qui sul bordo dove andrò a metterci poi la stoffa in maniera tale da fare la protezione, così avremo la stoffa qui davanti, una staffa che ce lo tiene. Andiamo avanti di passo passo, vediamo un po' quello che viene fuori. Mi dice fortuna perché ho trovato già questa. Potrebbe però servire per la parte superiore, quella che andrà poi a supportare la stoffa, diciamo, no? La protezione vera e propria. Ora, prima cosa, carteggiare qui intorno, smussare un pochettino e poi dopo che avrò smussato che entrerà giusto giusto qui andrò sempre con la sega a tazza, con questa più piccina andrò a bucare con la carta e adesso si va a fare questo lavoretto così. Ho lasciato un po' di spazio per la stoffa, perché la stoffa dovrà fare il giro e fermarsi dietro. Adesso con la sega a tazza dovrò andare con questa, nella fattispecie. È un po' troppo grande. Sì, sono troppo grandi, devo prendere una sega a tazza più piccola. Andrò a fare praticamente un buco così. Ecco qua. Ecco qua. Questo andrà qui. Adesso dobbiamo fare quello che andrà qui dentro, che avrà poi due scansi, anzi scusate, tre scansi. E vediamo un po'. Ecco qua. Questo è il disco che andrà qui dentro. Carteggiato, c'è un po' di gioco che così ci permetterà di gestirlo al meglio. Poi, questo chiaramente sarà in superficie, sarà bloccato probabilmente anche da queste viti o da qualcosa che verrà messo qui dietro. Sopra, ci sarà questo. Al centro, questo buco verrà allargato per metterci il microfono. Cosa importante, adesso bisogna fare degli scansi, uno qui e qui sotto. Ci aiuteremo con una coda di topo. Ora abbiamo questo da mettere qui, questo
questo da mettere sopra, qui ci andrà fatto il buco per metterci il microfono, mi serve qualcosa da, che mi permetta di distanziare. Allora io tra i vari ritagli che faccio sempre con la sega a tazza, ecco qua, ho la fortuna di avere questo da 2 cm che giusto giusto mi va qui in fondo con questo, e poi ho, ecco qua, ok, quindi adesso con la vinilica adesso questo dovrà andare qui. Ecco qua. Adesso un buchino qui per far passare il cavo del microfono e il buco per accogliere questo qui. Cambio di programma, utilizzerò questo microfono in luogo di quello che avevo previsto. Quindi andremo a mettere questo nella sua capsula, in questo, e andremo a mettere qua. Dietro, con questa staffetta qui, con questo ancoraggio, l'attacco per questo. Io ho già di questi cilindretti di legno, potete farli con una sega a tazza, semplicemente. Questo è il supporto dello stesso faretto, io lo riciclerò utilizzando appunto questi e una vite. Vite con rondella, la rondellina qui, questo
quindi va qua, qua, qua. Adesso andiamo a, così praticamente questo bloccherà il tutto. Poi ci sarà da insistere un po'. Stessa cosa va fatta di qua. Non ho fatto nessuna lavorazione su questa, con questo bicchiere di ferro, tantomeno su questa staffa, perché se di microfono vintage si deve trattare, vintage deve essere, quindi deve avere i segni del tempo. Le viti più antipatiche che avevo, tra tutte le viti che avevo, ho beccato le più antipatiche. Ok, comincio già a prendere forma, Ed ora arriva il momento della base. Utilizzerò questa, che proviene sempre dallo stesso faretto, però sotto ci dovremo fare qualcosa di legno, solito ritaglio e solite steghe a tazza. Faremo un disco come questo qui. Ormai sono diventato il mago della sega a tazza, ecco qua. Bon, questo va qui e fa da base. Bene, prima di mettere questo però farò, qui ci sono già due forellini ma non mi vanno bene, farò un foro qui, uno qui e uno qui, che mi serviranno per fissare questo anello di legno una volta che ci sarà la stoffa sopra. Quindi adesso vado a fare prima di tutto i tre forellini. Non sarà facile perché devo fare un triangolo equilatero. What up, son?